Ok, share screen, share. Ok, allora il problema che volevamo affrontare ora era invece quest'altro problema. Ok. Allora, il problema era, l'argomento è la central decomposition. Dopodiché avrete un paio di problemi che avranno bisogno di questa cosa qua, di questo approccio. Serve per gestire problemi di query, a volte anche update, non sempre, query update su alberi con un approccio divide et impera. Questo è quello che vi dà questa cosa qua. Quindi vi offrirà delle complessità o di n log alla k di n, dove l'algoritmo ovvio avrebbe complessità quadratiche. Ok, problema di riferimento. Problema di riferimento. Tacchete, ce l'ho qui da qualche parte, quindi aspetta che lo trovo. Non è questo. Eccolo qua. E anzi, la spiegazione che io adesso sto facendo è anche presa da qua. Presa da qua. Allora andiamo un po' avanti e indietro. Questo lo sposto qua. Questo lo sposto qua. Quindi la spiegazione è presa da qua e il problema è questo qua. Aia. Ok. Il problema è fatto così. Avete un albero, o vi è dato un albero, e i cui nodi sono inizialmente tutti bianchi. Mano a mano vi vengono fatte due tipi di richieste. Colora V e il nodo V diventa rosa. Ok? E l'altra è query di V vi dice quanto dista il più vicino nodo rosa. Ok? Come lo affrontiamo?
Allora, usiamo la Centroid Decomposition, ok? E definiamo cos'è un centroide, un nodo V. È un centroide di un albero T quando, rimuovendo V da T, ok, abbiamo detto che è un approccio di divide timpera, no? Voi l'istanza sarebbe un albero. Qual è il modo più potente per fare un albero a tocchetti, per fare divide? Il modo più potente è prendere un nodo, strapparlo via. Quando strappate via un nodo da un albero, diventa una foresta, diventa tanti alberelli separati in genere, no? Voi volete fare una divide timpera potente. Allora volete che quello che vi spaventa è l'albero, ne fate tanti, quello che vi spaventa è quello più grosso. Voi vorreste che anche il più grosso è piccolo, ok? Quindi un nodo V è un centroide di un albero T quando, rimuovendo V da T, anche il pezzo più grande che vi resta ha al più la metà dei nodi dell'albero T. Ok? Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è convincerci che un tale nodo c'è sempre, ok? Allora ce ne convinciamo dando anche l'algoritmo per trovarlo, perché è una subroutine che vi servirà, ok? Ecco, dimostriamo che esiste perché diamo l'algoritmo per trovarlo. Ecco come trovare un centroide di T. Prendi un nodo qualsiasi di T e usalo come radice. Ok? Appendi T alla sua radice come se fosse una picadura, o se preferite, lancia una poi DFS da T. No? Tipicamente, quella è l'idea. Ok? Questo lo facciamo dopo. Prendi un nodo qualsiasi, lo chiamiamo R, visto che l'abbiamo preso come radice. Questo è il primo passo. 2. Controlla se R è un centroide. Se lo è, hai vinto. Ok? Come facciamo a controllare? Possiamo far così. Lancia una DFS in T da R e per ogni nodo V calcola la size cioè il numero di nodi di T di V, okay? Del sottoalbero radicato in V. Okay? Per ogni nodo, una volta che l'avete rappreso come una picaduva, è definito il sottoalbero che ha quel nodo come comune antenato, no? Il sottoalbero dei discendenti di V. Quanti nodi c'ha questo sottoalbero? Ecco, questa è la size di V. Okay? Lancia una DFST e chiaramente la size di questi nodi può essere calcolata partendo dalle foglie. Oppure fate una DFS e invece che fare una programmazione dinamica che parte dalle foglie, fate una ricorsione con memoizzazione tirata dalla DFS. Ok, queste cose già le conoscete, giusto?
E quando hai finito, guarda le size dei, guarda le size dei figli di R. E se sono tutti modesti, cioè nessuno fa l'arrogante, nessuno prende oltre metà, allora R è un centroide. Ok? Ok? 3 dovremmo andare a cercare il centroide se non è R, ma facciamo così. Facciamolo tutto insieme. Quando è finito, altrimenti di figli arroganti, R ne avrà massimo uno, no? Ne avrà uno. Ok. Ripeti questa ricerca a discesa. Con questo nodo al posto di R, come tua R, come tua radice, no? Quindi scendi finché c'è un figlio arrogante, passi al figlio, okay? E a un certo punto ti fermerai. Ok? Quando ti fermi, quello sarà il centroide. Ok. Ora, cos'è la centroid decomposition? Okay? Questa operazione di trovare il centroide la faremo e la faremo, e vedremo che i costi, per quanto si sommano, non andranno oltre n log n, perché lo faremo su alberi sempre più piccoli, ma la centroid decomposition di T costruisce un nuovo albero, questo farà, sugli stessi identici nodi di T. Ok? Sugli stessi nodi, ma con delle belle proprietà, ma con delle interessanti ai nostri fini proprietà. Vediamo come è fatto questo albero. Scusa ancora Romano, faccio un appunto velocissimo. Sì. Quando hai descritto l'algoritmo per trovare il centroide, Sì. una cosa importante da dire Sì, vai, è dilla. che quando si passa dal... Cosa? Dilla, vai. Sì, è che quando si passa dal nodo corrente durante la DFS, no? Tu prendi il nodo, guardi i suoi figli. Se sono tutti modesti, come hai detto tu, hai trovato il centroide, altrimenti passi al figlio arrogante e ce n'è anche uno. Esattamente. L'osservazione è che nel momento in cui passi al figlio arrogante, il sottoalbero che gli sta sopra, cioè quello il cui arco. Ho capito, vuoi la, oh, ok. Ma allora, il discorso è questo, che Cioè quel. no, ho ben capito. Se distruggendo questo nodo, ok, e si stacca una componente che ha più di metà dei nodi, maggiore di n, tv mezzi qua. Allora, se invece sto passando da questo nodo, sto passando a questo. E di necessità, se io distruggo questo nodo, non è possibile che da questa ci sia più di metà dei nodi. Perché Esattamente, sì, se ho più siamo di metà d'accordo. di nodi qui, a sinistra, e ho più di metà dei nodi qui a destra, le due cose si contraddicono un poco. Okay? Quindi necessariamente, sì, è vero, se per esplicitare la proof è così, sì.
Sì, poi non, però non è serve un po' nella implicita, pratica. c'è cioè una cosa... Okay. Cioè, se io ho un figlio arrogante, se invece, cioè quando vengo sparato io, lui se ne va con oltre la metà dei nodi, non è possibile che sparando lui io me ne vado con più della metà dei nodi, perché fra me e lui non c'è nessun nodo che se ne va sia con me che con lui. Sì, infatti forse era un po' ovvio, sì, vabbè, non... Sì, forse era leggermente troppo No, no, ovvio. Ma ti ringrazio perché sono tutte... Okay. Quando ti fermi, quello sarà il centroide, no? Questo, dite se ci sono altri dubbi, ovviamente. La centroide decomposition costruisce un nuovo albero. Ah, ecco, cercavo il documento perché è inutile che faccio dei disegni quando non sono fatti già meglio. Un disegno è fatto qua. Vediamolo un po'. Mi pare ce ne fosse uno fatto qua, che se vedeva. Forse devo fare un po' di control meno. Così si vede, se no non si vede mica. Si vede coi numeri? Mica tanto. Avevo visto degli esempi con dei numeri. Eccolo qua. Eccolo qua. Questo si vede. Ok? Allora, il primo numero che abbiamo sparato era il 3. E siccome l'abbiamo sparato, il grafo è andato... Fatemi vedere se riesco a usare sto cavolo di zoom. Annotate e facciamo spotlight. Ok? Allora, cosa succede? Succede che quando io ammazzo questo, va là, mi si crea sto tocco qua sopra, sto tocco qua, sto to... ma è annotate sta roba? Non è spotrato. Mi si creano sti tocchi, mi si creano sti tocchi. Perfetto. Allora io adesso ricorsivamente farò la stessa roba su ciascuno di questi tocchi, ok? E creo un albero dove questo che ho sparato diventa la radice. Questo che ho sparato è la radice. E per ognuno di questi tocchi, per esempio questo tocco qua, farò anche per lui l'albero e quando ho fatto l'albero lo attacco come un figlio della radice. Di questo faccio la stessa roba ricorsiva, diventa un albero sui suoi stessi nodi e lui diventerà un altro figlio, questo sottoalbero della radice. Okay? Attaccherò la radice dell'albero. Il centroide di questo tocco è il 7, ok? Quindi sarà la radice di questo albero e lo metterò come figlio del nodo che ho sparato al primo livello, ok? Questo è quello che andiamo a facere, ok? Quindi è una procedura ricorsiva. Se un albero è fatto di un solo nodo, lui è la tree decomposition di se stesso, ok? Lui è la tree decomposition di se stesso. Se il grafo ha più di un nodo, allora con la procedura che abbiamo detto prima, trovo un suo centroide. Trovo un suo centroide. E come lo costruisco la tree decomposition dell'albero? Questo centroide lo prendo come radice. Quando lo tolgo dall'albero e il me van toc, ecco, io farò un sottolalbero per ogni toc. Il sottolalbero del toc è la sua tree decomposition, che avrà una radice, che è il suo centroide. Quella radice la metto come figlia del nodo che io ho sparato fuori. Ok? Vedete anche voi che la tree decomposition di un albero è un albero, per costruzione, sui suoi stessi nodi, per costruzione, perché ci fermiamo quando arriviamo alle foglie. Possiamo dire di più, possiamo dire in particolare che la profondità di questo albero non è lunghissima, sarà il più logaritmica. Perché sarà il più logaritmica la profondità di questo albero? Qualcuno ha un indizio? Vi ricordo che se un nodo è un centroide, quando io lo sparo fuori, nessuno dei tocchi prende oltre la metà dei nodi del grafo dell'albero originale. Okay? Quindi ricorsivamente questo è una tree decomposition di un grafo che aveva il più n mezzo dei nodi. Okay? Ricorsivamente log di n mezzi sarà il più log di n il tutto meno 1, ci aggiungo 1 perché ci ho attaccato sopra la radice, arrivo al più a log n. Ok? Questa è una proprietà. Poi c'è un'altra proprietà che è importante realizzarsi.
Se io prendo qualsiasi nodi qua dentro, non so se volete scegliere voi due nodi, ditemi due numeri. Ditemi due nodi qualsiasi nel grafo. Oh, 13 e 7. 13 che è qua, va bene, e 7 che è qua, va bene. Allora, io sono interessato, no? La tree decomposition mi regala una comprensione succinta dei cammini fra due nodi. Questo è lo scopo della tree decomposition, in un certo senso, ok? Mi regala questo cammino, io voglio riuscire a rappresentarlo in modo ficco, ok? Allora, comunque uno scelga un cammino, ci sarà quando è che quel cammino viene rotto? No? Perché io parto dal grafo originale e sparo fuori un nodo. Questa volta il cammino viene rotto al primo nodo che ho sparato. Okay? Il primo nodo che ho sparato era il 3 e l'11 era qui, vedete, e il 3 è il 7, scusatemi, l'11 è qui e il 7 è qua. Allora, se il least common ancestor è il 3, ok? Perché è il primo nodo che li ha separati, ok? Quindi, siccome quando ho sparato il 3, l'11 e il 7 sono finiti subito in componenti, sono finiti in componenti diverse, in quel momento, lui deve essere il least common ancestor in questo albero, ok? Loro non sono discendenti di uno stesso figlio, perché allora io sparando il 3 non li avrei separati. Ok? Il least common ancestor è esattamente quel nodo che quando li ho sparati, li ha separati. Ok? Questo vuol dire che comunque uno scelga due nodi qua dentro, che so il 10 e l'8, no? Vediamo dove sono il 10 e l'8. Comunque uno scelga due nodi, che so il 10 e l'8. Io il cammino che vorrei riuscire a comprendere, che è questo questa volta, il cammino che vorrei riuscire a comprendere, si divide, il least common ancestor è fra di loro qui, è il 7. E io lo posso cercare molto velocemente, non ho neanche bisogno di fare strutture dati particolari, perché questa roba è alta il più log n, questa roba. Quindi per trovare il least common ancestor, sapete che fa, posso anche risalire su tutti e due finché lo trovo. Okay? E una volta che ho trovato il least common ancestor, io so che lui sta in mezzo a quel cammino. Ok? E che il cammino è fatto di due parti. Okay? È fatto di due parti quel cammino. E questa è la chiave per dare una rappresentazione conveniente. Cosa sono queste due parti? Si può scegliere i colori qua, eccoli qua. Una parte che va da uno dei due nodi su fino al least common ancestor e una parte che dal least common ancestor arriva all'altro nodo. Questi sono i due cammini. Ok? Quindi ogni cammino che mi interessa, ogni cammino fra due nodi qualsiasi, comunque ho preso un cammino fra due nodi qualsiasi, io riesco, guardando questo albero qui, io riesco a trovare il least common ancestor. So che è un nodo che sta in mezzo a quel cammino, so questo, e il cammino lo posso spezzare in due. E entrambi le metà hanno la proprietà di essere un cammino tra un nodo qualsiasi e un suo antenato, ok? Tra il 10 e un suo antenato, tra l'8 e quell'antenato che ha in comune con l'altro, ok? Quindi io se decompongo ogni cammino come queste due ali, di quanti ali diverse ho bisogno? Questa è la figata, non mi servono tante ali. Perché non mi servono tante ali? Perché se di ogni ala va in questo albero, ogni ala andrà fra un nodo e un suo discendente, no? Ogni ala. Ok?
Ma per ogni nodo, quindi, quanti antenati ha? Quante possibili ali ho che fanno capo a quel nodo come nodo basso? Abbiamo detto che l'altezza è più log n. Quindi le ali, ok? Le ali sono minore o uguale di n, quanti sono i nodi, e per ogni nodo avrò più, al più log n ale. Ok? Questo è il numero totale delle ali, che sono i miei prelavorati. Ogni cammino lo assemblo, no, lo creo assemblando due ali. Dimmi gli estremi del cammino, questo e questo. Perfetto. Allora, vado in questa mappa qui, ok? Che è la central decomposition. Faccio least common ancestor fra 1 e 4, dove sono sti due? 4 è qua e 1 è qua. Faccio least common ancestor, che è il 3, ok? Allora metto assieme l'ala che collega 1 a 3, ok? E l'ala che collega 4 a 3. Ecco che l'ho ottenuto per cammino. Ok? Questo è sostanzialmente quello che fa per voi la central path decomposition. Ok? Ora è interessante andarla a usare. Ok? E nei problemi che vedremo, questo qua che stiamo usando, che vi ho detto, che i nodi diventano rosa, vedremo delle cose abbastanza carine su come usarla, e dopodiché invece nei problemi che vi lasciamo, vedremo altri due modi che sono diversi di usarla, ok? Ci sarà un esercizio dove praticamente la si sfrutta così com'è, e poi un altro esercizio dove la si userà in un modo diverso da come la usiamo in questo esercizio. Come la usiamo in questo esercizio? Allora, clear all drawings. E qui è chiaro le cose che abbiamo detto. Come la usiamo? Ok. Quindi la centroid costruisce un nuovo albero sugli stessi nodi di T, ma con delle interessanti proprietà. 1. Altezza al più log n. Due, per ogni nodo i suoi discendenti in tree decomposition, nell'albero intendo, sono esattamente i nodi di quel, per ogni nodo v di t, i suoi discendenti in tree decomposition sono esattamente i nodi di quel pezzo che avevo tra le mani quando decisi di sparare sul nodo v. Ok? 3. Per ogni due nodi A e B di V, il cammino tra A e B in T si spezza in due, li ho chiamati ali, dai, permettetemi di inventare parole, si spezza in due pezzi, si spezza in due ali. Una da A a L e l'altra da L, da B a L, se volete, da B, facciamolo simmetrico, da B a L, dove L è il least common ancestor di A e B in tree decomposition, in questo albero qua. Ok, e perfetto.
Allora, adesso come possiamo sfruttare questo per risolvere il problema, come si chiamava il problema? Problema di riferimento, vabbè, problema di riferimento si chiamava. Come risolvere il problema, così facciamo un esempio di come la si usa, perché va anche un po' imparato a usarla, insomma, no? Perché è un po' strana all'inizio. Come risolvere il problema di riferimento. E la chiave, è come spesso, no, in programmazione dinamica e robe qua, è farsi il giusto contratto. La chiave è inventarsi il giusto contratto, ok? La giusta famiglia di problemi, le cui risposte tenersi aggiornate, ok? Deve essere una famiglia di n problemi, grosso modo, ok? Avremo un problema P di V, chiamiamolo così, per ogni nodo V di T. E cos'è questo P di V? Ecco, è un po' birichino, va definito con... allora, P di V è uguale a... quanto dista da V dentro il pezzo rotto sparando su V il più vicino nodo rosa. Ok? Questa è la quantità che, se riusciamo a tenere aggiornata, vinciamo. Allora vi devo far vedere due cose. Uno, come riusciamo a tenerla aggiornata facendo l'update in log n. E due, perché se la teniamo aggiornata abbiamo vinto, cioè riusciamo a rispondere alle query in log n. Ok? Quindi lei fa da spartiacque questa domanda. Okay? È un po' strana, lo ammetto, no? Quanto dista da V, il più vicino nodo rosa, ma dove? Dentro il pezzo rotto sparando su V. Okay? Questo corrisponde a un sottoalbero nella tree decomposition. Questo pezzo, abbiamo già detto, corrisponde a un sottoalbero. Quindi questo ve la rende meno strana, no? Ci sta che sia una roba così. Allora, come aggiornare? Come aggiornare? Quindi dobbiamo fare due cose, abbiamo detto. Uno, come aggiornare l'info P di V quando mi dicono di colorare il nodo A. Ok? Allora, io devo... Quali nodi sono interessati ad essere modificati? Ok? Nota che devo modificare solo gli ancestor di A nella tree decomposition. Ok? Ok? E questi sono al più, sono al più log n.
sia B da come aggiornare l'info PDV tutista V ahia. Scusatemi Forse lo vediamo meglio sul disegno. Allora, CTRL A. Ok. Allora, per un certo nodo V, ok. Nell'albero, nella tree decomposition, qua, quanto dista il più vicino nodo rosa? Ok, qua dentro, dentro, quanto dista in T il più vicino nodo rosa? Supponiamo che V sia, che so, sia qua. Ok, quando io rendessi rosa un nodo che non è qua sotto, non cambia niente perché io voglio rispondere alla domanda di quanto dista il più vicino nodo rosa, più vicino in T, tra il più vicino nodo rosa, tra i discendenti di V nella tree decomposition. Quindi se io coloro questo, non ce ne frega niente. E non ce ne frega niente neanche se coloro un antenato. Ma quando io coloro un nodo, quindi chi sono i nodi che devo aggiornare? Devo aggiornare solo quei nodi, quando coloro questo, devo aggiornare quei nodi, tutti quei nodi che sono suoi antenati. Loro innanzitutto sono al più log n. E come li devo aggiornare, questi log n nodi? Li devo aggiornare nel senso che per ognuno di loro devo vedere il valore che aveva prima, perché magari ce n'era uno a distanza 7, e devo vedere se la distanza fra questo nodo e lui è più o meno di 7. Se questa distanza è meno di 7, allora aggiorno. No? Se è 5, gli dico adesso il più vicino nodo è a distanza 5. Ok? Questa è l'operazione che devo fare. Vediamo se riusciamo a esprimerla. Ok, al più log n. Sia B un scusami, sia B un qualsiasi ancestor di A. Attualmente se la distanza tra A e B è minore di P di B, allora aggiorno P di B al valore di tale distanza. Ok? Questo è quello che semplicemente dobbiamo fare. E assumiamo che quando abbiamo costruito la tree decomposition, che è un albero, per ogni nodo conosciamo anche la sua profondità, ok? Dentro nell'albero. Si può fare una DFS, farla dopo. Probabilmente quando già quando lo costruisco lo ottengo, ma... E
E sapendo la profondità, per capire la distanza fra un nodo e un suo antenato, mi basta fare il delta di profondità e la trovo. 2. Come usare l'info p di v per ogni v per computare il più vicino nodo rosa di un generico nodo v di un generico nodo x che mi venga assegnato. Chiunque sia questo nodo rosa che è più vicino a lui in t, ci sarà un cammino tra x e questo nodo rosa. E io so già che questo cammino è fatto di un portarsi a un ancestor di v, che io lo conosco, e poi da lì andare a x, che io non lo conosco. Allora io faccio questo, non so qual è l'ancestor, ma gli ancestor sono al più log n di ancestor di v, ok? Quindi del cammino dal nodo v, no, dal nodo, come usare l'info b per ogni v per computare il più vicino nodo rosa di un generico nodo x, dal cammino dal nodo x al più vicino nodo rosa in t, al suo più vicino nodo rosa in t, guesso il common ancestor in tree decomposition. Ce ne sono al più log n, quindi non mi fa paura. Se fosse lui, quello vero, la distanza al più vicino nodo rosa sarebbe la distanza tra x e il suo e il nodo guessato in t più p, aspetta, lo guesso, gli do un nome. Guessarli vuol dire provarli tutti. Guesso il common ancestor g per guessato. La distanza sarebbe dist tra x e g in t più p di g. Ok? Poi da lì quanto ci metto ad arrivare al nodo rosa, al nodo rosa più vicino. Ok, quindi qui io ho bisogno di avere un'altra informazione. Ogni volta che sparo fuori un nodo, e qui si collega adesso al fatto che costruire la tree decomposition pagheremo in tutto al più n log n. Ho preferito tenerlo adesso. Qui, come faccio a sapere per ogni nodo la distanza al suo common ancestor? In realtà per ogni common ancestor. L'idea è questa, che ogni volta che noi spariamo un nodo, spenderemo tempo lineare per costruire, o anzi tempo n log n, per costruire la tree decomposition di quel nodo, no? del pezzo di quel nodo. E quando lo facciamo, la prima cosa che facciamo una DFS da quel nodo, no? Praticamente.
e in quella DFS calcoliamo la distanza da ogni altro, da ogni altro nodo. E quindi ogni altro nodo sa la propria distanza da ogni suo antenato nella tree decomposition. Ok? E perché in tutto questa cosa ci costa il più n log n? Sparare il primo nodo ci costa n e il grafo va in tocchi. Allora, sparare il primo nodo ci costa n e il grafo va in tocchi. Abbiamo pagato n qui a questo livello. Per ciascuno di questi tocchi, sparare un nodo ci costa, i tocchi hanno massa n1, n2, n3, e la somma di questi, se io li sommo queste masse, fa n. Quindi sparare questo mi costa n1, sparare questo mi costa n2, sparare questo mi costa n3, la somma mi costa di nuovo n, quindi pago n qui a questo livello, pago n qui a questo livello. Ad ogni livello, se io li considero tutti, questi tocchi, la loro massa complessiva è comunque n, perché formano una partizione dei nodi residui. E quindi il costo di spararli tutti è n. Quindi ad ogni livello ho n, n, n. Sappiamo che l'altezza dell'albero è log n. Quindi per log n volte al più pago n. E quindi il costo totale è n log n. Okay? N log n è il costo totale di calcolare la tree decomposition, ma anche in questo stesso costo di n log n, per ogni nodo di t riesco a memorizzarmi la distanza a ciascuno dei suoi al più log n antenati. Ok? Ok, questa è la tree decomposition. Se ci sono domande, se no chiedo anche ad Andrea, sì, di... o gli passo la parola. No, perché dobbiamo fare tutte... Sì? No, dicevo tutto a posto, credo. Se loro ottimo, capito, grazie Andrea della rassicurazione. Sentiamo anche loro. Niente, No, io ne ho tanto bisogno. E sentiamo anche loro, perché poi, se no, bisogna partire subito con l'altro argomento che invece vi spiega Andrea. Quindi vi torna a tutti? Vi è abbastanza che vi convince? Comunque avete il link anche, ok? Per... ve li riporto anche in Zoom, o vi va bene lì sulla lavagna condivisa su questo documento? Mi metto questo in Zoom, se l'avevate perso la volta scorsa. Possiamo anche metterlo sulla wiki dopo, o anche wiki. Tanto lo metto qui su Zoom, così ce l'hanno. E allora sentiamola, sono curioso anch'io di sentirla, perché mi ha sempre fatto venire mal di crappa la heavy light decomposition. Esatto. Ok. La heavy light decomposition. Allora, arrivo. Se decondividi lo schermo, così lo condivido. Sì, io. Se devo decondividerlo, ecco, l'ho decondiviso. Perfetto. Ok, condivido io. Sì. Va bene. Allora, quindi, come seconda tecnica di decomposizione, ne vediamo una che si chiama... No, sì, è giusto. Ne vediamo una che si chiama... Heavy light decomposition. Sì. Decomposition. Ok. Allora, vediamo anche qui, partiamo subito dal problema di riferimento. Così.
Il problema di riferimento, che in realtà è uno dei problemi che vi ho messo sulla wiki per l'esercitazione, è il seguente. Abbiamo un albero. Sono i nodi. E ogni arco ha un peso. Vogliamo fare due cose. Prima cosa, fare update del tipo modifica il peso dell'arco UV in W e la seconda operazione che possiamo fare è rispondere. Che dobbiamo fare a query del tipo qual è il peso minimo sul cammino semplice. Da U a V, diciamo da X a Y. Ok, allora, qui abbiamo ovviamente una soluzione naive, molto stupida, quindi la soluzione naive impiega cosa fa la soluzione naive? Semplicemente si tiene i pesi, li aggiorna in tempo costante e poi calcola il minimo scorrendo il cammino semplice da x a y, scorrendo tutti gli archi. Quindi impiega O di n di preprocessing. O di n di preprocessing è il minimo che possiamo fare, no? Perché dobbiamo quantomeno leggere l'albero. Poi impiega O di 1 per update e O di n per query. Ok. No, questa cosa devo passare dalla penna alla mano ogni volta che devo scorrere, è terribile. Comunque, la heavy light decomposition ci permette di passare alle seguenti complessità. O di n log n f di n, anzi facciamo solo n log n, va? Di preprocessing. O di log n f di n per update. Ok, ma in realtà sto parlando proprio di questo problema, quindi facciamo O di log quadro n per update e O di log quadro n per query.
Ok, in generale sarà una cosa del tipo o di n log n f di n o di log n g di n o di log n h di n. Questo. In generale, dove f, g, h dipendono chiaramente dal problema che volete risolvere. E l'idea è quella di costruire un'opportuna data structure su, diciamo, alcuni cammini dell'albero scelti opportunamente, e vediamo in che modo si sceglieranno. Quindi su alcuni cammini dell'albero. E per darvi un'idea, vediamo un modo stupido di fare questa cosa, un modo che ci dà delle complessità peggiori di quelle dell'approccio naive. Diciamo, un modo diciamo non efficiente. Di farlo e considerare i cammini dalla radice alle foglie. Sì, ok, dalla radice alle foglie. Cosa faccio per ciascuno di su ognuno di questi cammini? Costruisco un segment tree. E adesso qual è l'osservazione chiave? Se io ho il mio albero, sarà fatto così. Se ho il mio albero, ogni cammino semplice tra due nodi è unione di due pezzi, ciascuno dei quali è un sottocammino di uno dei cammini che ho considerato. Ad esempio, se io considero questo nodo qua, cioè questo nodo qua e questo nodo qua, che vabbè, no, sono due foglie, ma solo perché l'albero è piccolo, il cammino semplice tra loro due è fatto da questo arco e questo arco. E loro sono entrambi sottocammini di, il primo è un sottocammino di questo cammino qua. Uno. Due. Il secondo è un sottocammino di finito colore. Il secondo è un sottocammino di questo cammino qua, uno e due. E in particolare sottocammino vuol dire sottointervallo.
cioè ogni cammino è una struttura lineare su cui ho costruito un segment tree. Cosa faccio adesso? Calcolo il minimo per i miei due sottocammini, su uno per, cioè ciascuno sul proprio segment tree, e poi faccio il minimo delle due risposte. Quindi, osservazione. Ora scrivo velocemente quello che vi ho appena detto voce. Ogni cammino semplice. Unione di al più. Due sottocammini. Dei cammini che ho considerato. Ok, questo cosa mi permette di fare? Mi permette di rispondere a query update in o di log n, perché sono query su query update su al più due segment tree. L'avevo fatta piccola all'inizio, scusate. No, ecco. Ok. Perfetto. Quindi fin qui tutto a posto. Qual è il problema? Il problema è che il preprocessing e anche la memoria sono quadratici. Cioè, anzi, ne parlo log n. Problema. No, più che problema, issue. Preprocessing e memoria quadratici. Ok, come si risolve questa issue? Come spesso accade in contesti in cui c'è un fattore log n o insomma fattori minori di n, si risolve trovando un compromesso. E quindi, diciamo, quello che facevamo all'inizio, nell'approccio naive, si può vedere come sto scomponendo l'albero in cammini di lunghezza unitaria, che sono gli archi, i singoli archi. Quello che ho fatto qui è suddividere l'arco in cammini di lunghezza n. E HLD, però in n cammini di lunghezza n, che sono tanti. HLD suddivide l'albero in esattamente n cammini che però siano disgiunti. E che partizionano l'insieme dei nodi. Ok. Adesso vediamo in che modo. E vediamo che proprietà ha questa suddivisione. Dunque, definizione. Ok, per prima cosa occorrerà radicare l'albero. Questa è una cosa...
Cioè, se la centroid decomposition che vi ha spiegato prima Romeo era un po' intrinsecamente non dipendente dalla radice, cioè dal fatto che l'albero fosse radicato, invece la heavy light decomposition richiede proprio di radicare l'albero. E quindi d'ora in poi... Sì, tra l'altro già prima ho parlato di radice, senza dirlo. Ok, un arco si dice pesante. Se detti U e V, i suoi estremi, con U padre di V, si ha che la dimensione size del sottoalbero radicato in V è maggiore o uguale della massima dimensione, è la massima dimensione del sottoalbero di un figlio di U, quindi è maggiore o uguale del max per W doppio tra i figli di V di size subtree W doppio. Quindi un heavy edge, un arco pesante, è un arco che collega un nodo al suo figlio più pesante. Chiaro? Spero. E invece un arco non pesante si dice leggero. Ok. Ora, i cammini che andremo a considerare Andrea, ti interrompo un attimo se posso per chiarire una cosa a me stesso. Perché nella definizione classica un arco era pesante se si prendeva almeno la metà della, no, della massa. Però tu mi avevi insegnato prima che poi tu vuoi fare un ordinamento che poi ti consente anche di linearizzare l'albero, per cui ci sta che stai prendendo quello più pesante. Però penso che ne vuoi comunque prendere uno solo, credo, o no? Quindi deve esserci l'unicità, però. Sì, certo. Va bene, in effetti in questa definizione non c'è unicità. Grazie, questa è un'ottima osservazione. Così, cerchiamo di spiegare questa cosa. E inoltre, se è anche una scelta arbitraria, no? Perché se sono pari merito, certo. Ne scegli, secondo me, si prenda un qualsiasi figlio, dato un di un nodo, si prenda un qualsiasi figlio che non è battuto da nessun altro, e quello lo chiamiamo l'arco pesante. Esatto. Sì, sì. Vabbè, per definizione la devi risolvere. Sì, sì. Va bene. Comunque basta prendere un qualunque nodo pesante. Cioè di... Fatto. Di dimensione massima.
Ok, allora i cammini che consideriamo sono quelli formati dagli archi pesanti. E li chiamiamo heavy pass. Cammini pesanti, giustamente. E, ok, it's time for a disegno. Quindi rifaccio circa l'albero di prima, che era una cosa del genere. Facciamo due qua. Ok, vediamo quali sono gli archi pesanti. Allora, partiamo dalla radice. Dalla radice uscirà esattamente un arco pesante, e qual è? Questo qui. Insomma, si vede abbastanza bene che questo è il figlio più pesante. D'accordo. Poi, andiamo avanti da questo nodo qua. Anzi, fatemi numerare i nodi, se si capisce qualcosa. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, da 3 esce pure un arco pesante, che è questo, perché il suo figlio più pesante è 9. E da 9 esce un unico arco pesante, che è l'unico arco che c'è. Ecco qua, questo abbiamo trovato il primo heavy path. Perfetto. Come troviamo gli altri? Vediamo uno. Da 1 esce un arco pesante, che come l'abbiamo definito è quello che collega 1 al suo figlio più pesante di indice più piccolo. Siccome 5 e 6 hanno la stessa cardinalità del sottoalbero, che è 1, l'arco pesante è questo. E questo è un altro heavy path, quello 1-5. Quindi, diciamo, evidenziamo un po' gli heavy path. Allora, questo qua è 1. Questo qua ne è un altro, e la singola foglia è un altro, singolo 6. 2, anch'esso è esso stesso un heavy path. 4 ha come arco pesante il singolo arco, e abbiamo trovato un altro heavy path. Vabbè, insomma, adesso avete capito. E poi abbiamo 7 e 8, che sono singoli heavy path. Benissimo, e va bene, abbiamo suddiviso l'albero in questi ripast, la cui unione è tutto l'albero, come nodi, non come archi. Quindi in particolare notate che non tutti gli archi fanno parte di uno di questi ripast. Va bene, al contrario ad esempio di prima, quando avevamo considerato i percorsi, i cammini che escono dalla radice e vanno alle foglie, in quel caso tutti gli archi facevano parte di un percorso, qui no. Ok, adesso teorema chiave. Teorema.
sia V nodo. Allora, nel cammino da V, insomma, dalla radice, a V ci sono A più logaritmo in base 2 di n, archi leggeri. Perché? Vabbè, facciamolo un attimo nel disegno. Prendiamo come nodo 6, questo qui. Vabbè, quest'albero non è particolarmente emozionante, però prendiamo lo stesso come nodo 6. Allora, lui. E risaliamo lungo l'albero fino ad arrivare alla radice. Allora, per prima cosa risaliamo a 1. Oh, ma questo è un arco leggero, quindi lo dobbiamo contare. Cos'è che succede però? Consideriamo le dimensioni dei sottoalberi. Allora, size di 6, no, size è 1. La dimensione del sottoalbero di 6 è 1. La dimensione del sottoalbero di 1 è 3, e in particolare è maggiore di 2 per 1. Ok, andiamo a 0. La dimensione del sottoalbero radicato in 0 è 11, 12, che in particolare è maggiore di 2 per 3. Molto maggiore. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che ogni volta che risaliamo, sì, quello che non ho detto è che anche quest'arco qua è leggero, no? Anche l'arco 0, 1, 0. Quello che sto dicendo è che ogni volta che risaliamo lungo un arco leggero, la dimensione del sottoalbero del padre diventa almeno il doppio della dimensione del sottoalbero del figlio, cioè del nodo su cui ero prima. E questo è chiaro. Perché un arco leggero cosa vuol dire? Che la dimensione del sottoalbero, che c'è un altro sottoalbero, cioè c'è un altro figlio. Ok, iniziamo a scrivere. Facciamo dimostrazione. Risaliamo. Allora dice sia V, scrivo sotto, allora sia V uguale V0 freccia V1, freccia, ta ta ta, freccia VK uguale R, dove R è la radice, il cammino. Supponiamo che V con I, V con I più 1, sia un arco leggero. Allora, il claim è che size di sub 3 di V con I più 1 è maggiore stretto di 2 volte la dimensione del sub 3 di V con I. E questo perché è vero, quello che dicevamo prima, infatti, esiste U, che è diverso da V con I, figlio di V con I più 1,
tale che l'arco V con I più 1 U è un arco pedante. Ma allora size di subtree V con I più 1 è maggiore o uguale di 1 più che se stesso più size di, vabbè, fatemi scrivere st di V con I più size di subtree U, e questa cosa è maggiore o uguale, siccome V con I, siccome l'arco V con I più 1 U è un heavy edge, la dimensione del subtree di U è maggiore o uguale della dimensione del subtree di V con I. Quindi questo è maggiore o uguale di 1 più 2 volte size del subtree di V con I. E questo conclude, cioè no, conclude il claim. Ma in realtà conclude anche il teorema, no? Perché è chiaro. Adesso è chiaro. Che non ci possono essere. Più di log 2n archi. Altrimenti cosa avremmo? Che size subtree della radice sarebbe maggiore di 2 alla log 2n per size del subtree di V, e questo è maggiore di n, perché size del subtree di V è maggiore o uguale di 1, e questo qua è uguale a n, che è maggiore o uguale di n, però qua c'è un maggiore stretto, quindi è assurdo. Ok, va bene, questa dimostrazione era un po' formale, però mi premeva farla. Adesso, adesso è chiaro, no? Quindi, adesso quello che fa la heavy light decomposition è molto chiaro. Questo teorema ci dice che è possibile decomporre ogni cammino semplice in o di log n archi leggeri alternati a o di log n sotto cammini di heavy paths. È chiaro, no? Perché risalgo, cosa faccio? Prendo U e V, i miei estremi del cammino, e salgo da U al Lowest Common Ancestor, e lui lo posso, su di lui, su quel percorso, incontro al più log n archi leggeri, che quindi lo spezzano in altrettanti sottocammini di heavy paths, stessa cosa da V all'LCA. Quindi in particolare saranno al più 2 log 2 di n archi leggeri e 2 log 2 di n sottocammini di heavy paths. Ok? E questo ci... Quindi
Basta. Costruire. Un segment tree. Su ciascun. Heavy path. Per risolvere il problema. Ok. Bene, questo è... No, sono dimenticato di dire qualcosa riguardo alla... fatemi vedere... C'è questa dimostrazione magica... E, no, secondo me ho detto tutto, adesso possiamo passare alle questioni implementative, perché, insomma, finora, per quello che vi ho detto ora, sembra che sia la cosa... peggiore di sempre da implementare questa roba, cioè dovete scrivere, dovete prendere l'albero, decomporlo in cammini, mettere ogni ordinare i nodi di ogni cammino in un array, in una sorta di lista, in qualche struttura lineare, poi costruire un segment tree diverso su ognuno di questi tratti, e a quel punto ogni volta che vi do una query dovete trovare l'LCA, questo in realtà lo dovete fare davvero. Dovete trovare l'LCA, capire come spezzare i cammini, i due cammini dal U all'LCA e dal V all'LCA, e poi andarli a ritrovare nei cammini che avevate messo da parte prima, e fare le query sui segmenti e unirle. Questa sembra la cosa peggiore di sempre, ma in realtà c'è un modo molto comodo di implementarlo, che è quasi una magia, adesso vi faccio vedere. Quindi, implementazione. Ok, allora probabilmente, o almeno sperabilmente, conoscete la tecnica della linearizzazione dell'albero. Quindi linearizziamo l'albero. Ecco il momento di mettermi nel dubbio. Allora, qualcuno non sa cosa vuol dire linearizzare un albero? Non vi fate problemi. Ok, va bene, però ve lo dirò lo stesso. Sì, Andrea, io non lo so. Ok, allora, cosa vuol dire? Quindi non hai letto il booklet in particolare, molto male perché c'era scritto. Va bene, linearizziamo l'albero. Cosa vuol dire? Facciamo partire una DFS dalla radice. Ogni volta che entri in un nodo, cosa vuol dire entriamo, che lo visitiamo per la prima volta, lo mettiamo in testa. Ha una lista di nodi, dove lista vuol dire vector, array, quello che vi pare. In questo modo la sequenza di nodi ha la proprietà che ogni sottoalbero è un intervallo
E questo non è troppo difficile da vedere, perché se io consideriamo un sottoalbero radicato in un certo nodo V, ci sarà un momento in cui è un intervallo che inizia con V. Consideriamo un sottoalbero radicato in V. Allora ci sarà un momento in cui io apro V, cioè l'ho visto per la prima volta. Da quel momento in poi io non chiudo mai V, cioè non risalgo mai sopra V prima di aver visitato tutto il sottoalbero. Quindi non visito mai i nodi esterni al sottoalbero per la prima volta, prima di aver visitato tutto il sottoalbero. E quindi tutti i nodi del sottoalbero stanno consecutivamente dopo V. E allora potete semplicemente associare a ogni sottoalbero un intervallo. E per capire velocemente qual è questo intervallo, vi basta salvarvi per ogni nodo il tempo di apertura e il tempo di chiusura, che coincidono proprio con l'inizio e la fine dell'intervallo. Va bene, ma questa cosa è abbastanza inutile perché con i sottoalberi non ci facciamo assolutamente una cippa. Però la cosa che possiamo osservare è che stiamo un po' tralasciando informazione. Nel senso che quando decidiamo in che ordine visitare i figli di un nodo, lo stiamo facendo in modo arbitrario, ma possiamo farlo in modo un po' più furbo. Ora, possiamo fare questa visita. Mi sta andando, oddio, brutto, questa DFS. Visitando sempre per primo il figlio più pesante. Insomma, quello corrispondente all'arco pesante. In questo modo, beh, di nuovo in questo modo, questo fa sì che anche gli heavy path siano degli intervalli. Ok, e a questo punto è tutto molto più facile, perché non dovete tenervi delle liste separate per ogni heavy path, ma ne avete una sola, in cui tutti gli heavy path sono intervalli, e la cosa ancora più non mi viene l'aggettivo, ancora più fantastica, è che non vi serve costruire un segmento di diverso su ognuno degli su ogni heavy path, ma vi basta costruire un unico segmento di su tutto l'array di nodi. Perché chi se ne frega, voi volete fare massimi, cioè non farete mai un massimo, scusate, un minimo, una query, insomma, su un intervallo che coinvolge più heavy path distinti. Ma chi se ne frega, fate un unico segment tree. E poi, vabbè, se fare, se, cioè, insomma, se fate delle query in zone disgiunte, non importa. Tanto la necessità è sempre nero gain. Quindi, a questo punto, non è. Non è neppure necessario mantenere un segment tree. Diverso.
per ogni elipad. E basta uno solo. E con questo dovrei aver finito anche la parte sull'implementazione. Non ho detto tanto. Cioè, no, non ho fatto molti disegni, in realtà molti esempi, perché vi voglio lasciare tempo per implementare. Voglio lasciare tempo a voi per implementare queste cose, e non ce n'è tanto. Quindi la finirei qui. Però prima, se avete domande, osservazioni, correzioni, dubbi, perplessità, qualunque cosa, fatele. Aspetto 10 secondi. Ok, allora, quindi basta così. Romeo, credo che tu possa fermare la registrazione.